bene. In generale preferisco portare i capelli sciolti. Non mi piace che siano troppo sistemati e ordinati. Mi piacciono più così, liberi. Che ne dite? Vi piace? Ah. Ciao! Sono la vostra amata Carol e siamo qui con un nuovo tutorial di Soy Luna DIY. DIY! Do it yourself! DIY! Bene, come avete visto poco fa, stavo parlando dei miei capelli che mi piacciono un po' così disordinati, ma per aggiungere un paio di dettagli, stavo pensando che potremmo fare una treccia colorata e potremmo sistemarla su una ciocca. Che ne dite? Vi piace? Smetto di parlare e vediamo come si fa! Servono forbici, fili di cotone e di lana di diversi colori, corda colorata, nastro adesivo di carta, mollettina per capelli. Fase 1. Taglia un filo di corda colorata e 4 fili di cotone o lana della stessa lunghezza. Fase 2. Attacca i 4 fili di cotone alla corda principale con un nastro adesivo, in questo modo, lasciando libero un capo della corda. Poi arrotola intorno alla corda i restanti fili. Quando hai terminato di arrotolare i fili, fai un nodo di chiusura con uno dei fili che hai arrotolato, bloccando tutti i fili restanti. Fase 3. Taglia l'avanzo del filo di spago e accorcia gli altri. Attacca una mollettina al cappio. Fatto! Ecco qui! Che ne dite? Vi piacciono? Sì, sì. E sapete che la cosa più divertente è che potete utilizzare fili dei colori che più vi piacciono e saranno super, super belle. Dovete mostrarmi tutte le vostre trecce. Bacetti! Al prossimo Soy Luna DIY Do It Yourself!